Ciao, sono Giovanni, sono il fondatore e di gestore dello Spazio Salute San Nicenzio, questa realtà sanitaria su Pesaro che comprende una parafarmacia, un centro medico e uno studio odontoiatrico. L'obiettivo di Spazio Salute San Nicenzio è di dare verticalità di servizio, nel senso che l'obiettivo nostro è quello di avere all'interno più servizi possibili che possano servire all'utente, al paziente esterno. E quello che cerchiamo appunto di fare è di coprire più servizi possibili. Infatti siamo partiti con la parafarmacia, lo studio dentistico e il centro medico che aveva alcune specialità. Man a mano col tempo abbiamo aumentato queste specialità. Di recente abbiamo aperto un nuovo poliambulatorio appunto per potenziare la fisioterapia e tutto ciò che è la riabilitazione fisica della persona. Quindi abbiamo costruito una palestra all'interno di un poliambulatorio e vogliamo arrivare ad una struttura che abbia al suo interno tutti i possibili servizi che si possono fare nel privato, quindi dall'esame di laboratorio, l'esame del sangue, fino ad arrivare ad un attacco, una risonanza, piuttosto che un intervento chirurgico. Quindi l'obiettivo dello Spazio Salute è, da qui in avanti, cioè quello che faremo da grandi, è aggiungere servizi. Quindi speriamo di arrivare negli anni prossimi ad avere anche un laboratorio di analisi o comunque un punto prelievi, e per poi passare anche ad avere macchine pesanti per la diagnostica, quindi TAC, quindi risonanze magnetiche, eccetera, eccetera. Il mondo sta cambiando molto velocemente e oggigiorno la risorsa più scarsa che ha ogni uomo è il tempo, quindi secondo me l'obiettivo di una struttura sanitaria è quella di poter far fare nel minor tempo possibile più esami possibile all'utente e al cittadino. Quindi se nella stessa struttura può trovare insieme, nella stessa mattinata, sia il prelievo del sangue che, immaginiamoci un uomo di 50 anni, un prelievo del sangue, un esame a un addome completo, un'ecografia all'addome completo, una visita urologica e, perché no, una visita da un altro specialista. Secondo me il professionista di 50 anni che ha, come dicevo, ha sempre di più il tempo come risorsa scarsa all'interno della sua giornata, riusciamo a unire più servizi possibili. Secondo me, in una verticalità di servizio, questo è un po' l'obiettivo che deve avere lo Spazio Salute San Nicenzio. Ovviamente è molto difficile perché i professionisti che dovrebbero contemporaneamente agire su quella persona sono tanti, e nel nostro caso non siamo una struttura pubblica ma siamo una struttura privata, però piano piano, essendo sempre più grandi ed avendo sempre più professionisti al nostro interno, ci stiamo riuscendo. Mettiamoci dalla parte dell'utente, quindi del cittadino. Mentre prima si telefonava una struttura, un poliambulatorio, dicendo già il nome del medico e quindi scegliendo un orario della sua agenda, oggigiorno la visione da fuori è sempre più quella di fiducia nei confronti di una struttura, che poi è la struttura stessa che ti deve garantire il miglior professionista per quella specialità. E a quel punto siamo noi struttura a dover garantire all'utente, a noi fidelizzato, il miglior professionista, il miglior servizio possibile, dotandolo del miglior dermatologo, dentista o fisioterapista che ci possa essere sulla piazza di Pesaro. Quindi questo è lo Spazio Salute San Nicenzio, che io interpreto un po' come una persona. Quindi siamo, diciamo, nella fase, abbiamo superato l'adolescenza, adesso dobbiamo crearci un lavoro e dobbiamo avere esperienza in quel lavoro. Quindi la metafora vuol dire che lo Spazio Salute San Nicenzio è in continua crescita e che vuole arrivare a un punto in cui riesce a dare tutti i servizi possibili all'interno di una struttura privata al cittadino. E ci troviamo qui in centro, vicino al tribunale, in via San Nicenzio, e niente, non è un bel augurio di venirci a trovare, però se avete bisogno siamo qua.